per giocare, macchine a sapone, cieli limpidi. Chiama città dei fiori ed ogni prende e vende, si inventa nei colori, si curano le foglie ed ogni uccello canta. Adesso che siamo veramente in tanti, possiamo trasformare la nostra città in un paese bellissimo. E la sua finestra, la città sarà davvero un paese bellissimo. E dove meglio ascoltano quando i bambini cantano, 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 cantano. Ci sarà una volta un paese bellissimo. Pulisce una piazza, tutto qua, a via Roma, questo posso garantire sicuro io, sicuro, pulito la mattina e la sera. Non è male, non è male. La polizia c'è, ma non è male. Sì, passano i spazzini. Passano, vedo che c'è sotto queste frasche neve, come cande bacuna, qua rengavano, qua nei palumi e tutto questo. Potremmo la mandare a polizia la usa, a la mandare ne facciamo, facciamo insomma. Abbiamo un paese bello pulito e pedere, cose giuste. Qua la zona via Roma, San Giovanni, il quartiere San Giovanni. Tutta città, tutta città, tutta città completa, giusto. Tutta, tutta la città è bella pulita. Lo sa perché che ne la mandiamo? Capiamo di fare le stotate, ci dedichiamo a guardia, caro mio, ne mettono l'appunto e poi non trovano il raggio. Come giornalista a Ragusa, la città di Ragusa non ce n'è. Come mai lei afferma questa cosa? Io affermo perché quando ce ne sarà qualcuno e quando scrive, scrive tutte cose false, specialmente dello spot. Dello spot non ne capisco niente nessuno. È inutile che andiamo, non potremmo mettere un giornalista locale può fare una cosa che perché sarà, io non dico venduto perché non è giusto, ma c'è qualche cosa che non va. Saranno questi giornalisti qua che c'è ne, a favore per mettere la comacca. Televisione locale, l'inserzione che vengono fatte che non siano tante veloci, questo solo. Ma io quasi ogni sera. Ora che sa dire, chi è? Come la trova la televisione locale? La trovo molto bene, io infatti le seguisco sempre, Telenova e altre cose private, tutte le vedo. Credo che fate delle cose buone, va? Fate. Lei cosa ne pensa in merito? Uguale, uguale. Televisione locale, appunto, ci sono altre cose che in televisione locale neanche vengono costate da poco. Francamente non ci possiamo lamentare. Per il resto, non essendo
nel giro francamente non posso rispondere. Ho fatto una poca notizia. Che so, articolo di sport non ne portano, sempre portano soldi che stanzi il comune e mangiato varie, va. Se viene fatta come informazione disinteressata è molto utile a tutti i cittadini, ovviamente, ma noi purtroppo constatiamo qui che la stampa è sempre di un partito, di una setta, di una parte, diciamo così, quindi la stampa locale lascia molto a desiderare per questo. Quello che le dica è valida, per me è valida, va bene, ma bisogna vedere poi la mentalità di chi la legge. Pulita, abbastanza pulita, sì. Voi come la trovate? Ma pulita anche. E tu? Pulita anche. Che veramente ci volessero quattro sedili, quando c'è questa tassa di gente che aspettiamo all'auto. Ma insomma, non è tanto male di polizia. No, non voglio essere ripresa. Comunque, non vivo qua, comunque poco pulita. Ma io non sono di qua. Questa piazza. Non siamo di qua. Ma noi non siamo per Ragusa, veramente siamo per Ostia. Ma come la trova? Beh, come tutte le altre piazze. Poco pulita o pulita? Pulita. Disordinata. Come? Cosa diceva lei? È disordinata, perché come qua ci dovrebbero essere i sedili per tutta questa gente che aspettano l'autobus. Dipende dall'amministratore, che dicono che i soldi non ce l'hanno, e per fare sì il cazzo suo ce l'hanno i soldi. Hai capito che è quello che ci ha detto? Molto sporco, per la verità. Ma come strada? È discreta, è presentabile, non è che... cioè lascia desiderare molto il verde. Il verde non viene curato, nel senso che le piante vengono messe a dimora e poi si lasciano nel completo abbandono. Noi in pratica ci occupiamo di tutto ciò che fa cultura, in pratica, perché proprio per statuto ce ne dobbiamo occupare. E l'artigianato è cultura, perché l'artigianato è una manifestazione, diciamo così, meno importante di quella che è l'arte in genere. E infatti il nostro in fondo è una forma di artigianato artistico, quello che andiamo esponendo. Assessore Baglieli. Con piacere abbiamo aderito come amministrazione provinciale, dando il patrocinio e anche un piccolo contributo, perché così usa farsi. Difatti la manifestazione, che è appunto organizzata dalla FIDAPA, le donne che sono nell'artigianato. Il presidente della commissione provinciale artigianato, Zago. Beh, l'artigianato è un mondo molto complesso, eterogeneo, è un settore che parte considera produzione, servizi, l'artigianato artistico tradizionale, diciamo che non brilli, anche se con molta onestà dobbiamo riconoscere più che noi, più che la società, soprattutto i governi. Perché in una società post-industriale, quale la nostra, è considerato che nelle nostre zone l'industrializzazione non è mai avvenuta. E certo qualche esempio, tipo cattedrale nel deserto. L'industria vera, lo sviluppo per l'occupazione, è impregnato di artigianato in questa zona. Ecco perché è compito dei governi promuovere, incentivare il comparto. Noi facciamo la nostra parte, l'artigiano è un'impresa ancora che si può considerare un'impresa sana. Nove prossimo, veramente rammaricato non poter essere presente per queste iniziative. Un settore a cui è legata non solo per... Ne ha parlato la dottoressa quando ci siamo incontrati, insieme alla dottoressa Lucia Cappello. Ho colto una loro già fatto.